dunque io non è che ho molte cose da aggiungere, perché mi sembra che le cose più importanti sono state già dette, però volevo insomma intanto dire che questo libro ha un pregio fondamentale, che è quello di far capire anche a quelli che non sono, diciamo, gli addetti ai lavori e che non conoscono bene la complicata materia urbanistica, perché Roma è in queste condizioni, no? Perché, diciamo, oggettivamente questa è una città complicata, ma che ha subito una violenza, credo che poche città, non soltanto in Italia, ma al mondo addirittura, hanno subito. È una violenza che va avanti da 150 anni almeno, perché non ci dobbiamo dimenticare che quello che appunto diceva Vittorio, cioè il potere della, il secondo potere, no? Quello che di Oltretevere poi si è esplicato inizialmente attraverso la speculazione edilizia su grandi aree, le grandi aree che erano intorno al... Qui siamo tra l'altro proprio in una di quelle aree, no? Cioè via Nazionale, proprio dove è cominciata, diciamo, dove è cominciato tutto, no? Ancora oggi il Vaticano ha grandissime e sterminate proprietà immobiliari, ma anche di terreni edificabili, veri e propri, che sono intorno a loro. Però, secondo me, per capire che cosa è successo a Roma, bisogna partire da un concetto, da un principio. Roma non è la capitale d'Italia, nel senso che Roma non è mai stata percepita come la capitale d'Italia. Sì, lo è formalmente, ma se tu vedi i comportamenti che si sono susseguiti nel corso dei decenni, tu capisci che questa città qui non è, nonostante abbia una caratteristica particolarissima, non è mai stata percepita da nessuno come la vera capitale di questo paese. Forse perché il paese è anche un po' disorientato, no? Non sa neanche che cos'è, non sa neanche qual è la ragione, no, che per stare unito, se ne discute ormai da un sacco di tempo, no? È nato anche un movimento politico che aveva addirittura nel Parlamento italiano aveva la sua dizione era Lega Nord per l'indipendenza della Padania, cioè quindi proprio era anche formalizzata questa intenzione di secessione. Basta dire che Roma è una città che è stata proclamata capitale, penso, 3 volte nella sua storia. È stata addirittura proclamata capitale d'Italia nel 1861, quando era capitale di un altro Stato. Ci fu una mozione in Parlamento, no, in cui Roma venne proclamata capitale d'Italia, ma era capitale dello Stato Pontificio. Poi venne proclamata nel 1871, quindi l'anno successivo alla presa di Porta Pia, e poi è stata proclamata con la Costituzione Capitale d'Italia. Addirittura la Regione Lazio nella Repubblica nel 2012 fece una legge statutaria, la legge numero 1 2012, legge statutaria, che per le regioni equivale a una legge costituzionale, in cui di un articolo in cui diceva Roma è la capitale d'Italia, la sede del governo e dei ministeri. Questo perché Storace voleva, la Polverini, insomma, voleva, diciamo, in qualche modo, il proponente fu Storace, voleva in qualche modo prendere distanze dalla Lega che, no, voleva aprire i ministeri, non vi ricordate, e lo fece anche al nord. Quindi se uno parte da questo diciamo, da questa banalissima storia, tu già capisci che è una città che viene proclamata capitale 3 volte. Vuol dire che c'è bisogno di ribadirlo che è la capitale, ma in realtà non è mai stata vissuta come tale. Di solito le capitali degli stati moderni hanno anche un'altra caratteristica, che la classe dirigente che le amministra è una classe dirigente di un certo spessore. Perché questo? Perché chi diventa sindaco di una capitale importante facilmente poi ha una prospettiva di crescita istituzionale. Ci sono stati sindaci che sono diventati poi presidenti di Repubblica, no? In Francia, mi sembra, giusto? Quindi qui c'è un'altra caratteristica
se vogliamo, particolare di questa città, che la sua classe dirigente, i suoi sindaci, se si eccetto qualcuno, sono sempre state delle figure molto modeste, delle figure secondarie. Ricordava Paolo Frosio Sarcasi, ricordava Rebecchini, no? Rebecchini era un costruttore, se non ricordo male, è stato il capostipite di una generazione di costruttori, ma noi abbiamo avuto dei sindaci che facciamo fatica a ricordare. Pennacchione, ve lo ricordate Pennacchione? Pennacchione, Signorello, Signorello, no? Giubilo, Giubilo. Carraro, voglio dire, cioè, ce ne sono stati tanti di queste figure. Parliamo dell'epoca precedente a quella che citava Vittorio, no? Quella che poi ci ha fatto fare il salto alla elezione diretta del sindaco, e lì forse qualcosina di meglio abbiamo avuto, no? Però poi qualcosina di meglio è subentrato anche qualcosina di peggio, perché insomma è inutile ricordare l'epoca di Gianni Alemanno, insomma, che è stata una cosa, sono stati 5 anni abbastanza catastrofici. Quindi da questo punto di vista non si può non notare che Roma è una città del tutto particolare. È una città particolare anche per un'altra ragione, perché tutti i piani che sono stati fatti, si parte dal piano regolatore del 1962, 63, 65, non sono mai stati attuati. Questa è la verità. Anche le migliori intenzioni non sono mai state attuate. Cioè lo SDO era un'operazione sacrosanta, perché avrebbe avuto il significato di mettere ordine in un delirio, che è il delirio degli uffici pubblici di questa città. Ce ne sono 180, ci sono circa 180 sedi istituzionali. Addirittura ho scoperto che c'è un ufficio del Ministero dell'Interno nell'ultimo palazzo su via Cavour, all'incrocio con Piazza dei 500. Non lo sapevo, c'è una targa Ministero dell'Interno, è quello che gestisce il fondo per le vittime del terrorismo. E, passandoli davanti, mi viene da domandare: ma non c'è una stanza al Viminale libera per metterci un ufficio che avrà 3 persone? Qual è la ragione di tutto questo? La ragione di tutto questo è lo scambio turpe che è stato fatto. Perché ci sono così tanti uffici e sono così mal distribuiti, senza una logica, in questa città? Perché c'è sottostante uno scambio con i privati, nel senso che è molto più redditizio affittare un edificio che tu hai costruito magari in periferia, oppure che ti avanza perché per quale ragione, chissà quale ragione, lo affitti al ministero e ti porti a casa l'affitto e sei garantito per 18 anni e quindi non è cosa. Poi naturalmente ti viene il sospetto che questa cosa abbia un ritorno, no? per chi fa questa operazione. E guardate che è una cosa diffusissima, addirittura pensate che il proprietario del Tempo, che è stato citato prima, che tra l'altro appunto è uno di quelli che le inchieste giudiziarie hanno appurato, che era uno di quelli attraverso cui passavano quei soldi dell'Enimont, no? Che poi quella lì, però quel pezzo lì, c'era di mezzo anche un altro signore, te lo ricordi quello? Come si chiamava? Bisignani. Ecco. Era quello che portò i soldi allo IOR, il CCT, Luigino, sì, esatto. No, Giovanni è un'altra persona. Vabbè. Ecco, lui ha preso un affitto dall'INPS, quel palazzo bellissimo di Piazza Colonna, che tra l'altro quelle colonne lì, sai che sono vere? Sono state prese da un tempio di Veio, Palazzo Vedichi. E poi a sua volta ha affittato un palazzaccio che aveva tirato su in periferia, non so dove, forse dalle parti dell'Eur, al Ministero delle Finanze. Per cui la cosa è fantastica, no? Cioè tu affitti, prendi in affitto a 1,8 milioni dall'INPS un immobile, poi l'affitti allo Stato, il tuo, a 9 milioni. Fantastico. E tutta questa operazione qui è un'operazione che
Cioè, Roma ha funzionato così e continua a funzionare così, ed è questa la ragione per cui nessuno vuole, ha mai voluto fare lo SDO. Così come nessuno oggi, no? Io ho provato anche a scriverlo. Questa è una città che avrebbe bisogno di un intervento molto coraggioso dal punto di vista urbanistico. Non si può andare avanti con questa situazione qua. Non possiamo continuare ad avere, credo, una ventina di palazzi o di immobili occupati dalla Camera al centro di Roma, una decina dal Senato, una cinquantina dal Governo, senza contare tutti i ministeri che sono sparsi in un modo assolutamente folle e anacronistico. Basta pensare al Ministero della Pubblica Istruzione che sta a Trastevere, quello del Tesoro che sta a Via 20 Settembre, passando per il Ministero dell'Ambiente che sta accanto a me sulla Cristoforo Colombo. Cioè, non c'è una logica. Sì, sì, ma non c'è una logica proprio. Una volta c'era, quando c'era il Ministero delle Poste, stava all'Euro, nell'unico palazzo nero dell'Euro, che è tutto bianco, anche le finanze, tra l'altro, fatto da un grande architetto. Sì, che... Finanze, no, dicevo, oggi questa città di che cosa avrebbe bisogno? Avrebbe bisogno di un intervento coraggioso. Il primo da fare sarebbe quello di ricucire gli spazi vuoti. Non ha senso tenere quella roba lì. Tu hai citato i mercati generali e la Fiera di Roma. Mi domando come sia possibile che noi abbiamo a ridosso del centro, perché ormai la Fiera di Roma, la vecchia Fiera di Roma sta a ridosso del centro, abbiamo un'area che è in quelle condizioni lì. È una cosa assolutamente indecente. Abbiamo la necessità di rimettere a posto le periferie, perché questa è una delle cose fondamentali da fare, ma soprattutto avremmo bisogno di sviluppare un grande progetto urbanistico, che è quello di portare via tutta la politica dal centro di questa città e spostarla finalmente, metterla in un posto dove potrebbero anche ottenersi dei significativi risparmi dal punto di vista economico, no? Se tu pensi che cosa potrebbe significare mettere insieme tutta una serie di funzioni. Bene, questo progetto qui, che è un progetto che potrebbe anche, non so, dare il via ad una rinascita di questa città, tutto sommato, no? Pensate che cosa vorrebbe dire rimettere ordine in questo casino che c'è nel centro di Roma. Beh, questo progetto qui penso che non avrebbe alcun tipo di prospettiva. Concludo con una, diciamo, piccola storia, perché è una storia, secondo me, che dice tutto anche della qualità della classe dirigente di questa città, dove per classe dirigente non si intende soltanto la classe politica, ma si intende anche la classe cosiddetta amministrativa, cioè le grandi burocrazie che governano il comune. Ed è la storia della palestra di Ostia, che abbiamo raccontato molte volte sul giornale, ma non se ne è capita esattamente la portata. Ma è una storia che dice tutto di come funziona Roma. C'è il caso dei clan che controllano Ostia, se ne è parlato molto sui giornali, la famosa testata, no, a quel giornalista. Cioè. Bene, quella famiglia da cui viene quel signore che ha dato la testata al giornalista ha di fatto in mano il controllo delle palestre di Ostia, in particolare una palestra, che è quella dove è venuto quel fatto lì. Allora, a un certo punto il Ministero della Giustizia con la Regione Lazio, a valle di un sequestro, di un grande sequestro che è stato fatto a Ostia, cioè hanno sequestrato circa proprietà per 400 milioni di euro ad un imprenditore che aveva il controllo del porto e che era legato a questi clan, decidono di fare un'operazione, diciamo, di risveglio della città, cioè offrire ai giovani l'opportunità di avere uno spazio che non fosse la palestra surnominata, dove andare a passare a fare attività fisica. Fanno un protocollo d'intesa e decidono di destinare un locale sequestrato a questa famiglia, a questo personaggio che aveva in mano il porto di Ostia, ad una palestra della legalità, cosiddetta della legalità.
firmano un protocollo d'intesa il 23 febbraio dell'anno scorso, cioè esattamente un anno fa, e dopodiché comincia una storia che ancora non è finita, dove il municipio decimo comincia a litigare con il Dipartimento Urbanistico del Comune di Roma su un tema che è il tema della destinazione d'uso. Il Dipartimento di Urbanistica spiega che non c'è necessità di cambiare destinazione d'uso perché a suo parere l'uso è già compreso in quello che è stato fondamentalmente l'inizio, proprio la costruzione di questo stabile. L'uso commerciale per il Dipartimento del Comune di Roma significa che si può utilizzare come palestra. Il decimo municipio percepisce che invece bisogna cambiare destinazione d'uso. Questa diatriba va avanti per mesi e ancora oggi non è stata risolta. Questa vicenda qui dice tutto, no? Cosa ci dice? Ci dice intanto che c'è qualcosa di inconfessabile a Ostia. Perché il municipio di Ostia si oppone, ostacola l'utilizzo di uno spazio sequestrato ad uso palestra che farebbe concorrenza a quello degli Spada, la palestra degli Spada? Perché si oppone così ostinatamente, nonostante il Dipartimento Urbanistica, cioè che quello che in teoria dal punto di vista gerarchico sarebbe sopra, no, invece dà il via libera per farlo? Tenete presente che sono tutti lo Stato, perché il Ministero della Giustizia che fa il protocollo d'intesa con la Regione sono due pezzi dello Stato. Il Comune di Roma è un pezzo dello stesso Stato, il Municipio decimo è un pezzo dello stesso Stato, quindi è lo Stato che non riesce a mettersi d'accordo e non c'è stato finora nessun tipo di possibilità di risolvere questo problema qua. Io credo che questa storia qui è una storia che la dice lunga su questa città e io penso che se non si arriva a scardinare questi meccanismi, noi purtroppo continueremo a leggere libri bellissimo quello di Paolo Bertini.